Oggi inaugurazione della Fondazione Spotorno, siamo con il dottor Andrea Camera, primario del reparto di chirurgia protesica. Quali sono, diciamo, le attività che porterà avanti questa fondazione? Sì, è un lavoro che è partito circa 30 anni fa da un'idea del professor Spotorno, che ha voluto raccogliere i dati di tutti i pazienti che operiamo per studiare la vita delle protesi. Questo voleva essere un messaggio per il futuro, perché da questo abbiamo capito anche quali sono state le possibili migliorie che abbiamo portato alle protesi con nuovi disegni o nuove materiali. I nuovi materiali, soprattutto con le nuove ceramiche, i nuovi metalli e anche a modificare il disegno di quello che erano protesi ormai un po' datate. E in questo comunque Santa Corona è un'eccellenza. Sì, siamo a livello, diciamo, come sanità pubblica, un ospedale che riesce a fare 1000 protesi l'anno. Abbiamo un richiamo di pazienti fuori regione importante e anche la lista d'attesa è una lista d'attesa importante, nonostante la grossa attività che si riesce a fare in ospedale.